Ministro. Conte Mazzanobile, ci troviamo qui alla solita nostra postazione, diciamo questo ufficio a tempo che ormai ci accomuna nella sorte e nella buona sorte e nella cattiva sorte. Nella buona e nella cattiva sorte. Perché siamo... ricordiamo che ieri ci hanno, insomma, in questa strada qui ci hanno suonato il clacson. Due ragazze, ci siamo distratti, abbiamo preso la faccia in un palo. Esatto, tutti e due. Esatto. Quindi cosa succede? Domani, ricordiamo, 11. Domani, 11 febbraio, viene ufficialmente celebrata la festa di Lourdes in tutto il mondo. Di? Lourdes. Di Lourdes, della Madonna. La Lourdes, la Madonna di Lourdes. Ed è veramente una grande cosa. E pochi sanno che a Cagliari c'è la prima grotta di Lourdes d'Italia, 1883, in via Torino. Come si chiama la grotta? La grotta di Lourdes, No, la grotta di Cagliari. La Lourdes cagliaritana, okay. Perché è stata fatta per la, è stata la prima grotta d'Italia nel 1883, da dove è partito il primo pellegrinaggio sardo a cura di questo padre Serra nel 1879. Alla volta della cittadina francese. Alla volta della cittadina francese. Si ricorda come si chiama la ragazzetta che vide la Madonna per la prima volta? Certamente, Bernadette. Bernadette, chiediamo anche al professor Pili per conferma. No. Bernadette? Io mi attengo e soprattutto perché il caro Costantino Mazzanobile è veramente un pozzo di scienze. Perfetto, vediamo questa faccia, sta lavorando al computer. Sto lavorando. Quindi domani c'è questa grande... Ecco, perché lei si occupa di questa di questo avvenimento? Ci faccio vedere il documento. Eccolo. Perché ha realizzato... Ho realizzato, a parte un video, e ho scritto un articolo sulla Lourdes cagliaritana, ma la cosa importante è che essendo un terziario francescano secolare consacrato, domani sarò uno dei ministranti della funzione religiosa delle 18, la più importante. Ah, ecco, quindi ricordiamo la funzione più importante domani della celebrazione della Lourdes. Festa della Madonna di Lourdes, dove tra l'altro verrà dopo distribuita l'acqua di Lourdes, che viene direttamente dalla Lourdes francese, a tutti i pellegrini che verranno. Domani ci saranno persone che vengono da tutto il mondo proprio per chiedere la grazia alla Madonna, perché Cagliari ha questa meravigliosa riproduzione della grotta di Lourdes, fatta fare nel 1883 da questo padre Serra, un frate. Ecco, ricordiamo a tutti i fedeli dove si trova questa. Allora, questa è, si trova nella Basilica di Santa Rosalia, San Salvatore d'Aorta. San Salvatore d'Aorta, quindi mi sembra di capire nella Marina Alta, proprio esatto. Prima di piazza della Costituzione. In via Torino, a fianco al distretto militare. Vicino al bar dello sport. Vicino al bar dello sport. Esatto. Fantastico. Quindi ragazzi, domani tutti i credenti, tutti coloro tutti i quali chi vorrà vivere questo solenne momento della Madonna di Lourdes si può recare in via Torino, dove verrà celebrata proprio la Lourdes cagliaritana. Perfetto. Vi aspetto numerosi. Ma lei come fa a conciliare la fede con lo sciamanesimo? Caro, non è che è lei o è suo cugino? No, io diciamo, sono, la mia fede è cattolica. Sono però in arte lei è il mago Gandalf, ricordo. Nella finzione cinematografica. Quindi tranquillizziamo tutti. È per fiction, per esigenze televisive. Per magna bagnotta. Professore, per mangiare la pagnotta si fa questo ed altro, giusto? Siamo tutti nelle mani del Signore. Ecco, mi sembra più, diciamo così, più papale lei che, insomma, lo zuccotto l'ha lasciato a casa, caro professore. Io. Facciamo vedere come muove le mani, ecco, già così, se fa così, faccia così, sembra Papa Giovanni, vabbè. Ok, quindi, insomma, caro Mazzanobile, rendiamo la linea allo studio. Un caloroso saluto a tutti, rendo la linea al TG Tour. Grazie, arrivederci.
Massimo Dei, da decimo corso piante officinali, ecco, di cosa si tratta e soprattutto quando sarà? Ormai, come hai detto tu, siamo già giunti alla decima edizione, dopo diciamo, il grande successo degli anni precedenti, ogni anno riusciamo sempre a portare a termine almeno quei 2-3 corsi sulle piante officinali. Quest'anno rispetto agli altri anni sarà una bellissima novità, a parte il costo che sarà molto inferiore rispetto agli anni precedenti. Il corso si svolgerà completamente all'aperto, quindi faremo 4 escursioni in 4 aree bellissime della nostra provincia. Ecco, ricordiamole. Abbiamo Chia, Capo Spartivento, tutta la zona della Sera del Diavolo, Calamosca, tutta l'area tra Doglianova e Soleminis, e le campagne diciamo, del Tregenta come Pimentel, Senorbisa, Mazzai. Senti, le persone andranno certamente a conoscere le erbe officinali, le piante officinali, ecco, e soprattutto quali sono le erbe che andranno a toccare con mano? Dunque, il corso innanzitutto dobbiamo dire che è molto pratico, quindi anche se si svolgerà completamente all'aperto, questo non toglierà assolutamente niente alla praticità del corso, quindi comunque impareranno a fare infusi, impareranno a fare decotti, creme, avremo chiaramente dietro il supporto logistico, quindi tutto fornellini a gas e tutto quello che è necessario per fare i nostri preparati. Le piante sono quelle tipiche diciamo della flora sarda, no? Quindi vedremo piante come la lavanda, il timo, l'elicriso, la malva, la borragine, il finocchietto selvatico, il finocchio marino, perché non dobbiamo dimenticare che in questo corso oltre alle piante officinali faremo anche le piante commestibili. Ah, ecco, perciò si parla anche certamente di cucina anche con le piante commestibili, ecco, un bel piatto di sapete con le erbe commestibili, le piante commestibili. Esatto, andremo a conoscere anche quelle piante che noi generalmente, volgarmente magari a volte eliminiamo dai cosiddetti giardini spontanei, quando poi in realtà sono ottime piante per fare insalate e magari in un periodo di crisi come questo ci possono anche aiutare a risparmiare qualche euro. Senti, qualcuna di queste? Tipo ad esempio l'alimo, che è una pianta molto diffusa a Cagliari, ed è una pianta che si oppure c'è una pianta molto particolare che ha il sapore di una cozza.
Una bella acqua. Sì, è che la troviamo lungo, diciamo, le zone salmastre. Poi c'è la famosa... No, la salsa pariglia. La salsa pariglia è una pianta officinale che si usa generalmente per la depurazione del sangue. Sì, sì. Senti, ecco, ricordiamo a tutte le persone che ci ascoltano quando si terrà e soprattutto dove, come e quando. Dunque, il corso si terrà sabato 22, la presentazione sabato 22 febbraio in via Francoforte 9, Cagliari, esattamente Generusi. Faremo la presentazione e poi dopodiché la domenica 2 si parte. In maniera del tutto casuale, oggi parliamo di un problema che può capitare a tutti quanti di noi. Quanti di noi nel corso della giornata si fermano in un centro internet per svolgere qualche attività di riordino delle proprie idee e dei propri lavori. Ecco qua. E noi adesso io casualmente vi faccio vedere cosa succede quando, per esempio, noi, dopo aver visitato una pagina su internet, magari aver controllato la nostra posta elettronica utilizzando un'apparecchiatura comune a tutti quanti, usciamo dai nostri profili dimenticando di usare l'upload. Ecco, nel cestino, se voi andate ad osservare, troverete di tutto, cose magari normali come questo documento qua, che posso anche mostrare perché non è niente di particolare, parla di animali, una specie di tesi, eccetera eccetera. Voilà. Come invece possiamo vedere come si complicano le cose se qualcuno dimentica un documento, un'immagine personale, oppure addirittura, come in questo caso terribile, un documento di identità. Chiunque potrebbe impadronirsene per utilizzarlo, quindi noi lo rimettiamo assolutamente dentro il cestino. Continuiamo a vedere se c'è qualcos'altro di gravemente dimenticato. Qui non risulta nulla, rimettiamo dentro, ci sono nomi, dati sensibili, di tutto. Non bisogna mai fare l'errore di lasciare i documenti sul desktop o sul cestino senza averlo prima svuotato. Questo qui, per esempio, è un documento di studi, il valore legale degli studi, quindi questo qui è un documento normalissimo che non crea nessun problema. Troviamo altre immagini come questo importantissimo documento nel quale si fa riferimento alla degenza di un minore in un ospedale. Lo chiudiamo, lo rimettiamo dentro il cestino. Eccolo qua. E insieme a voi, ovviamente, adesso svuotiamo il cestino. File, svuota cestino. Cestino svuotato. Evitate dunque sempre di utilizzare il computer di un centro internet come se fosse il vostro. Cancellate sempre i documenti che lasciate nel desktop. Bisogna stare attenti. Sterrato di Marina Piccola, un giorno come tanti altri. Allora, qui siamo allo sterrato di Marina Piccola, perciò la parte terminale di quello che in pratica è il parcheggio di Marina Piccola, però questa è la zona, come posso dire, certamente dedicata all'amore, anche perché qui qui possiamo vedere e trovare la famosa alcova, dove tutte le persone, soprattutto giovani, meno giovani, con tanto di macchinetta, loro si infilano qua, nel senso che hanno un momento, come posso dire, di intimità. Perciò, ecco, immaginate questa lorduna che potete vedere, mai fatta di fazzolettini, profilatici, sigarette,
Insomma, dopo il classico rapporto a due e molte volte anche a tre o quattro, perché qui può essere anche molteplice, c'è anche, come posso dire, anche il famoso, la famosa bicchiere d'acqua o nel caso la sigaretta. Però oggi noi non siamo qui per questo, ma soprattutto però lo indichiamo a tutte le persone perché andiamo a conoscere una parte di Cagliari segreta e voi mi direte dove, e io vi dico qui vicino, perché qui siamo veramente nel promotore di Sant'Elia, cari ragazzi, zona segreta e militare. Adesso i militari, come posso dire, stanno aprendo i cancelletti e perciò noi entriamo in una parte di Cagliari sconosciuta ai più, ma soprattutto vicino alla caserma Monfenera. Andiamo! Ricordatevi sempre che certamente questa sbarra prima impediva il passaggio, adesso la sbarra non ha più motivo di esistere, ma soprattutto poi è diventato tutto fruibile, tutto aperto, tanto che noi vediamo anche in lontananza, proprio da parte di varie associazioni canine, utilizzano questo spazio anche per a livello di evoluzioni acrobatiche dei propri cani. Allora, cari ragazzi, potete vedere, questa è l'Artemisia. L'Artemisia è molto importante perché prende il nome dalla divinità Artemide, perciò dalla nostra diana protettrice, ma soprattutto nell'antichità veniva utilizzata questa pianta a livello di regolazione del flusso mestruale delle donne. Perciò una pianta sacra, mestruale. Il flusso mestruale delle donne, perciò da parte delle donne, tenete conto che non c'erano farmacie, parafarmacie, era tutto un mondo che noi certamente non ci immaginiamo, e soprattutto le donne come gli uomini si dovevano curare con le piante. Questa è importantissima, tanto che viene chiamata Artemisia o anche Assenzio, perché da parte dei francesi hanno una varietà che certamente è molto più tosta. Soprattutto ci sono i famosi pittori maledetti, gli artisti che si facevano dei Baudelaire, Baudelaire, mi dice il nostro caro amico Antonio. Diderot. D'Alembert, che si facevano tutti questi beveroni dove loro poi sognavano. E adesso noi andiamo a scoprire una cava. Ti ricordi anche il professore Babeuf? Babeuf, Babeuf, anche Babeuf. Anche Babeuf. Di origine pugliese. Così. Mi dicono che era anche di origine pugliese. Ecco, in questa cava che voi potete adesso vedere nella sua interezza, qui c'erano, durante più o meno quello che era la famosa guerra fredda, qui si riunivano tutti i soldati della NATO, dove sperimentavano certamente nuove armi, ma soprattutto facevano a livello di tiro a segno, nel senso che utilizzavano le proprie armi. E noi potremo vedere oggi, perciò siete solamente voi, cari ragazzi, perciò state incollati al nostro teleschermo di 5 Stelle Sardegna TG Tour. Scusate, ma dobbiamo inerpicarci. Ecco, dove noi siamo, in questa guerra simulata, dove potremo scoprire certamente quello che era il nostro passato, ma soprattutto il nostro presente, rappresentato dalla nostra città di Cagliari.